E saluto collegata da Roma Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, buonasera. Onorevole Floridia, vedevo dal labiale che diceva non è così. No, perché intanto bisogna partire dai numeri che invece ci sono e di cui dobbiamo tenere conto. Per esempio, teniamo conto che il lavoro in nero da quando c'è il reddito, questi sono dati Istat, è diminuito. Per esempio, teniamo conto dei numeri, che le assunzioni dei stagionali da quando c'è il reddito sono aumentati. Sì, glielo posso dire di certo, nel 2018 erano 3.600.000 i lavoratori in nero, non lo dice il Movimento 5 Stelle, sono dati Istat, nel 2020 erano 2.600.000, sono andati a diminuire. Questo che cosa significa? Significa che di certo il reddito di cittadinanza non è il responsabile di tutti i mali di questo paese. Guardare i dati. Che guardi rispetto alla formazione, non do io, lo dà il vostro ministro, la vostra ministra al lavoro in una bella intervista al Libero, nella quale praticamente dimostra e dichiara che la formazione già prevista dal reddito di cittadinanza, che noi con la Lega abbiamo messo in piedi, obbligatoria. Era prevista la formazione, avevamo stanziato delle risorse che i presidenti di regione non l'hanno utilizzato. Però mi scusi, solo una cosa, perché se no è scorretto. Il reddito di cittadinanza ha tolto dalla povertà un milione di cittadini. E mi ha condannati da voi altri. Giorgio sull'esetoso. Parlate di una riforma della formazione che non avete ancora fatto. Allora, sì o no? No, ma la signora senatrice l'ha detto bene. Già dal 2020-2025 in Sicilia sono stati stanziati 4,4 miliardi in Sicilia per i corsi di formazione mirati che si chiamano GOL, che significa garanzia dell'occupazione per lavoratori. Significa che aspetti un attimo. Alzare i salari, non credo qual è il problema. Ho finito il tempo. Si accomodi.